La Voce 24 News. Castel San Lorenzo, Salerno. Morto l'esponente del PSI ed ex consigliere regionale Gennaro Mucciolo. Salerno. La CISL FP di Salerno si è vista costretta a dichiarare lo stato di agitazione del personale. Salerno. L'11 luglio segna una data importante per lo scalo Salerno-Costa d'Amalfi, con l'arrivo del primo volo Volotea, presenti Salvini e De Luca. Campania. Giovani, abbiate coraggio e non rinunciate alla vostra libertà. Il monito del presidente De Luca al Napoli Pride. Basilicata. Farmacia dei servizi in Basilicata. Numeri importanti nella prima fase. Campania News. Castel San Lorenzo, Salerno. Morto l'esponente del PSI ed ex consigliere regionale Gennaro Mucciolo. Già sindaco della cittadina cilentana e più volte consigliere regionale del Partito Socialista Italiano, nonché vicepresidente del Consiglio regionale. 81 anni compiuti da qualche settimana, Gennaro Mucciolo è stato uno dei protagonisti dell'onda lunga in provincia di Salerno del PSI guidato dal segretario nazionale Bettino Craxi. Nelle ultime settimane il suo stato di salute era diventato alquanto precario, tanto che fu lo stesso Mucciolo ad annunciarlo il 23 maggio scorso, sul suo profilo Facebook, facendosi fotografare con alle spalle il simbolo del PSI e scrivendo: «È un momento no della mia vita e l'affetto degli amici che hanno condiviso il mio percorso politico è davvero grande. La storia che rappresentano è una storia di valori insopprimibili». Cordoglio per la scomparsa del politico salernitano è stata espresso anche dal segretario nazionale del PSI Enzo Maraio. Tantissimi i sentimenti di cordoglio espressi anche dal mondo politico del Vallo di Diano e del territorio campano dove era conosciuto e stimato. Salerno. Dopo numerosi tentativi effettuati di risoluzione delle gravi problematiche che stanno causando non poche criticità ai lavoratori e di riflesso minando gravemente la quantità e qualità delle prestazioni per l'utenza con mancato soddisfacimento dei livelli minimi di assistenza, la CISL FP di Salerno si è vista costretta a dichiarare lo stato di agitazione del personale. Oggi 1 di luglio l'organizzazione sindacale ha indetto un'assemblea con tutti i lavoratori presso la sede di Via Nizza dell'ASL Salerno. A dichiararlo è il segretario provinciale della CISL FP Alfonso Della Porta. Purtroppo constatiamo che l'annosa problematica della carenza di personale per quasi tutti i profili del comparto a tutt'oggi non è stata risolta, anzi risulta peggiorata con la disposizione emanata dalla direzione sanitaria in merito alla deroga delle prestazioni effettuabili in regime di straordinario, poiché non recepita dalle direzioni mediche di presidio, incalza Alfonso Della Porta di fatti, nel mentre vengono autorizzate ore eccedenti rispetto al limite massimo effettuabile, le ore pregresse debitamente autorizzate non risultano remunerate. Siamo consapevoli che stiamo assistendo ad una mancata assunzione di responsabilità da parte della direzione sanitaria centrale, poiché la stessa viene delegata ai direttori periferici, ovvero dei singoli macrocentri, strutture in totale assenza di controllo. Salerno. L'11 luglio segna una data importante per lo scalo Salerno-Costa d'Amalfi, con l'arrivo del primo volo Volotea delle 8:25, proveniente da Nantes, Francia. Seguirà, alle 8:35, l'atterraggio di un volo da Milano Malpensa. L'inaugurazione ufficiale, prevista per le 11:30, vedrà la partecipazione del ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, e del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Nelle ultime ore, si stanno ultimando i dettagli per il taglio del nastro. Il riammodernamento dell'aeroporto rappresenta un importante passo avanti per il turismo e l'economia locale, migliorando i collegamenti con il resto d'Italia e l'Europa. Salerno. L'11 luglio segna una data importante per lo scalo Salerno-Costa d'Amalfi, con l'arrivo del primo volo Volotea delle 8:25, proveniente da Nantes, Francia. Seguirà, alle 8:35, l'atterraggio di un volo da Milano Malpensa. L'inaugurazione ufficiale, prevista per le 11:30, vedrà la partecipazione del ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, e del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Nelle ultime ore, si stanno ultimando i dettagli per il taglio del nastro. Il riammodernamento dell'aeroporto rappresenta un importante passo avanti per il turismo e l'economia locale, migliorando i collegamenti con il resto d'Italia e l'Europa. Basilicata News. Basilicata.
Farmacia dei servizi in Basilicata, numeri importanti nella prima fase. In un mese ben 3.560 richieste di prestazioni. Nella fase sperimentale, il primo mese segna già numeri importanti soprattutto nelle aree più interne della regione. Sono numeri positivi quelli che emergono dall'esame del primo mese di sperimentazione della farmacia dei servizi che in Basilicata vede in entrambe le province partecipare 130 farmacie. Alle prestazioni gratuite delle farmacie dei servizi, in questa fase sperimentale, possono accedere quei pazienti con patologia che richiede l'esecuzione di uno dei 4 esami specifici, muniti di impegnativa anche dematerializzata da parte del medico di medicina generale. Con il connubio tra farmacie e telemedicina, si garantisce una migliore integrazione con il sistema sanitario nazionale, contribuendo a una gestione più coordinata delle cure in condivisione con medici di base e specialisti. Prossimamente, il comune di Vibonati ricorda il maestro Nelvis Fornasin in occasione del centenario della nascita con una mostra personale presso il Museo Civico Vicente Gerbasi. La voce del meridione, una voce libera, informazione libera, che dà voce al territorio e alla gente. Seguici e iscriviti al nostro canale YouTube, resta sempre informato.